Quindi il depuratore della Pomiglia è quello che depura le acque che stanno sopra il paese, quindi dalla parte da via via Don Giugno, no, cioè via Don Giugno se non dall'altra parte, quindi ho tutta la zona di qua, questa zona Matteotti, questa zona di Mezzola. Non possiamo proseguire e subire le conseguenze della contrapposizione di una vecchia rivalità politica che ha l'effetto solo di danneggiare il nostro territorio. Come sindaco di Sulma, in quanto rappresentante anche della Consulta, sono stato e sarò sempre per la tutela degli interessi della collettività e sono anche pronto a combattere politicamente presso la Regione e il Governo affinché un bene comune, l'acqua, ritorna ad essere gestita dai comuni. Questo è un mio documento che ho lasciato in Consiglio Comunale, quindi adesso sapete qual è lo schieramento del sindaco di Sulma. Chiediamo i sindaci cosa dicono. 1. Di sospendere immediatamente la richiesta da parte di Acea Auto 5 delle partite pregresse 2006-2011 ai cittadini e di esaminare prioritariamente e compiutamente la vicenda, pertanto dalla relazione tecnica con Osimo Moleschini a supporto del ricorso contro la deliberazione di maggio del commissario Lacca. Quindi il terrorismo mediatico soltanto per cavalcare una, come dire, una pubblicità. Ma alla fine chi è stato responsabile di tutto questo? Ma loro dove stavano? Perché oggi i cittadini devono pagare le conseguenze di una diatriba politica che fonda negli anni passati? Tutto questo bisogna rappresentarlo ai cittadini. Certo. Perché la Consulta dei sindaci a mio avviso ha operato bene, non ha operato male. È inutile star lì a raccontare cose che non stanno né in cielo né in terra. Loro erano obbligati a comunicare quella che era la tariffa. Non potevano esimersi. Grande Silvio. Ci aggiorniamo, ok? Tu che stai a fare? Raccontami. Niente.